Sono la rabbia e l'orgoglio ad aver portato in piazza oggi a Tunisi migliaia di persone, scandendo slogan «Nous sommes Bardot», «Siamo Bardo», dal nome del museo dove lo scorso 18 marzo è avvenuta la strage, sventolando bandiere, quelle rosse con la mezzaluna bianca, bandiere della Tunisia e non di partito. E dunque la rabbia contro chi ha tentato di annientare quei semi di ripresa che la primavera araba, nata qui 4 anni fa, aveva visto germogliare, è l'orgoglio di una nazione che comunque quella fase di transizione dalla dittatura alla democrazia l'ha superata, riuscendo a includere anche quei partiti cosiddetti fondamentalisti come Ennahda. Certo, non è Parigi, non è la marcia dell'11 gennaio, quando decine di capi di Stato e di governo marciarono uniti, ma oggi a Tunisi c'erano il presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, quello francese, Hollande, e poi il premier polacco, il presidente palestinese Abu Mazen e l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini. Insieme sono stati ricevuti in Parlamento dall'anziano presidente tunisino SSB, per poi unirsi per qualche decina di metri alla manifestazione fino ad arrivare al museo, dove una stele ricorda le 22 vittime della strage. 22 perché l'ultima, una turista francese rimasta ferita, non ce l'ha fatta ed è morta l'altra notte. Ma, ha detto Renzi, non la daremo vinta ai terroristi, combatteremo perché gli ideali di libertà si affermino ovunque. La Tunisia non è sola. Gesti simbolici, dunque, che si affiancano a quelli più concreti, come la decisione di cancellare parte del debito che il nostro paese aveva nei confronti del paese africano. 25 milioni di euro, così come deciso una settimana fa. O ancora non scoraggiare eventuali turisti. A dirlo è il ministro degli esteri, Gentiloni, che raccomanda prudenza e la necessità di adottare alcuni accorgimenti, ma non certo di evitare il paese. Paese che fra l'altro ha rafforzato le misure antiterrorismo, compiendo anche oggi un'azione all'alba nella zona di Kasserin, da cui proveniva uno degli attentatori del Bardo, e riuscendo a sgominare una cellula sospettata di attività terroristiche, uccidendo 9 persone. Lo ribadisce lo stesso presidente tunisino SSB quando dice che la Tunisia non si piegherà, mentre ringrazia e saluta i capi di Stato. Ed è qui che incappa in una piccola gaffe quando chiama Mitterrand il presidente Hollande. Monsieur François Mitterrand. Eravamo coetanei, dice poi per scusarsi, mentre lo abbraccia sorridendo. C'est celui que je connaissais de mon âge. Monsieur François Hollande.